Primo giorno di scuola per gran parte degli studenti italiani. L'anno 2014-2015 inizia oggi in una quindicina di regioni, Toscana compresa. Un rientro in classe che coincide con una campagna dell'esecutivo che vede tra le priorità proprio la scuola. Numerose le presenze istituzionali alla prima campanella, tra i ministri quello delle riforme istituzionali, Maria Elena Boschi, alla scuola Mameli, la stessa che lei ha frequentato a Laterina, in provincia di Arezzo, suo paese di origine. A Firenze a inaugurare l'anno scolastico all'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo c'era il sottosegretario Gabriele Toccafondi, mentre alla scuola dell'infanzia Balducci c'era il presidente della regione Enrico Rossi. Sottolineare che c'è stata una decisione importante della giunta regionale che a fronte dei tagli fatti dai governi ha deciso di stanziare quasi 7 milioni di euro per consentire l'apertura delle classi Pegaso, le abbiamo chiamate così, nelle scuole materne. Sono più di 100 le sezioni Pegaso nelle scuole materne della Toscana che consentono a poco meno di 3.000 famiglie di trovare posto, altrimenti sarebbero in lista d'attesa per la materna. Il governatore della Toscana ha poi parlato del problema dei precari. Nello Stato ci sono tanti dirigenti che guadagnano abbastanza. Sono per una ridistribuzione della ricchezza, visto che le risorse sono poche, ci sono pensioni con vitalizi assolutamente inconcepibili, 33.000 persone riscuotono una pensione cosiddetta d'oro sopra 6.000 euro, spesso sono pensioni non basate sul contributivo ma sullo stipendio dell'ultimo anno o dell'ultimo mese. Si dà una sforbiciata a chi ha redditi più alti e si garantisce alle persone che lavorano ormai da tanti anni nella scuola di diventare stabili, di avere le ferie retribuite, le malattie retribuite e anche di avere retribuito il periodo estivo.